Oggi come AIB presentate alla Camera questo appello per riaprire le biblioteche e per ripartire dalle biblioteche. Precisamente è un appello per riaprire quelle che erano aperte e riaprire quelle che erano chiuse oppure che non c'erano. È un duplice appello che richiama l'attenzione sui servizi bibliotecari pubblici, tutti i servizi per le diverse comunità e segnala che siamo in una fase diversa rispetto a quella del lockdown del 2020, anche diversa rispetto a quella dell'autunno 2020, della primavera 2021 e quindi diciamo come si sta ragionando in termini di ripresa piena delle attività nei limiti consentiti da tutte le misure di sicurezza e dispositivi, noi vorremmo che le biblioteche fossero luoghi abitati dai cittadini, dalle persone, dai loro pubblici. Ora, se noi prendiamo a riferimento i modelli di biblioteca affermati ormai in ambito internazionale nei paesi più sviluppati dal punto di vista anche culturale, ci accorgiamo che il servizio bibliotecario pubblico è un'infrastruttura fondamentale della conoscenza. E pur con tutte le criticità, le nostre biblioteche italiane dimostrano di essere un grande valore per l'apprendimento, per la vita quotidiana dei pubblici. Abbiamo ormai raccolto diversi dati che è bene appunto segnalare, segnaliamo l'indagine Istat, altri lavori che abbiamo fatto noi di raccolta dati e continueremo a lavorare insieme non soltanto alla nostra stessa comunità, quindi è un documento quello che abbiamo lanciato oggi aperto a tutte le suggestioni, ma l'ambizione è quella di raccogliere le suggestioni sia della nostra comunità ma anche di utenti delle biblioteche, decisori politici, insomma noi abbiamo fatto un appello all'assunzione di responsabilità a tutti i livelli, dal singolo bibliotecario al decisore più alto in grado nella catena delle responsabilità. Il sistema bibliotecario italiano rappresenta una grande risorsa per la ripartenza del paese ed è questo il concetto chiave. Cerchiamo di farlo funzionare al meglio e cerchiamo di capire dove ci sono criticità, come si possono affrontare e risolvere in un'ottica di sistema e lavorando anche molto sulla cooperazione tra le biblioteche italiane.